Gentile collega, il caso che porteremo alla tua osservazione è un caso interessante che farà crescere sicuramente il nostro sapere, sia tuo che mio. Infatti, partiamo dalla visione della testa che appare caratterizzata da un'idrocefalia che apparentemente potremmo dichiarare borderline perché il valore non superi i 15 mm, ma che in realtà è un'idrocefalia importante. Hai visto il secondo punto, un cervelletto piccolo, spinto verso il basso che praticamente occlude la cisterna magna, ovvero la rende piccolissima. Terzo punto, profilo piatto, osservi. Quarto punto, andiamo a riosservare il cervello, vedrai questa falce, vedrai i plessi coriidei, vedrai che la biometria corrisponde più o meno all'epoca, corrisponde all'epoca e l'ossificazione del calvario è regolare. Subito osserva un'altra cosa. C'è una scoliosi, perché tu vedi questa alterazione della normale struttura vertebrale con una deviazione laterale della stessa. Corriamo subito a rivedere il cervelletto e lo vediamo che appunto è estremamente è piccolo e non ci si vede la cisterna magna. Non riusciremo a trovare una spina bifida, ma questa situazione non esclude che possa esserci. Vedi la scoliosi e poi tu vedrai, cosa che è solo un colpo di fortuna, un'emivertebra. Tu sai che la scoliosi quasi sempre poi ha come base un'emivertebra, tu la troverai più sopra, che può essere in eccesso o in difetto. Ricordati che non vedi l'ultimo tratto di colonna vertebrale, perché non la vedi? Ma perché stiamo a 16 settimane, potrebbe anche essere che però ci siano dei problemi a livello sacrale. Andiamo a fare sempre questo studio attento. Hai visto allora dei segni, rachidee, cerebrale, queste l'emivertebra. La problematica della cisterna magna. Corri subito a vedere il cuore. Il cuore apparirà normale per l'epoca, tu vedrai solo poche immagini. Perché ti faremo questo? Ti diciamo questo? Perché alla fine le ipotesi possono essere riportate a varie situazioni, ma l'ipotesi più probabile è che sia o una aneuploidia, tipica di questa è la trisomia 18 che dà tutto questo ben di Dio, oppure essere legata alla cosiddetta vateracca, perché poi tu vedrai altri segni successivamente. È vero che vedrai che i reni sono sani, però è anche vero che non hai sempre tutti i segni. A carico dell'addome vedi lo stomaco, allora tu dici la vater non può essere. No, ricordati che nella vater l'atresia esofagea è sempre con fistola, quindi tu lo stomaco lo vedrai sempre. Vai a vedere il cordone ombelicale e vedrai solo che ci sta l'arteria ombelicale destra, manca la sinistra. E quindi scriverai arteria ombelicale, singolo. Andrai a vedere gli arti, ti ricordi che nella Vater è previsto anche un interessamento degli arti e poi vedremo che ci sono delle alterazioni, mentre invece nella Vater frequente è un interessamento dei reni che almeno in questo caso non sono visibili, ma a volte possono essere anche delle piccole giuntopatie che si renderanno manifeste successivamente. Rivediamo di nuovo la scoliosi e adesso passiamo ad esaminare gli arti, le ossa lunghe. Qui vedi di nuovo, e qui vedi i due reni sono perfetti. Andiamo ad osservare le ossa lunghe. Qui tu vedrai, questo è il femore sinistro. Qui vedi la vescica, qui vedi il femore sinistro, sotto vedi il femore destro, hanno forma regolare, dimensioni perfettamente regolari, rientrano perfettamente nella norma, sia l'uno che l'altro, così come vedrai regolari strutture mesomeliche, sia di destra sia di sinistra, con regolare asse dei piedi e quindi gli arti inferiori non presentano alterazioni ecograficamente visibili o comunque significative. L'arto superiore, tu vedrai un arto superiore perfettamente regolare e un arto superiore invece caratterizzato da un'emimelia longitudinale che riguarda soprattutto, che è associata anche ad una riduzione biometrica
di questa struttura. Qui tu hai visto l'arto che è regolare, adesso vedrai l'arto che è torto, lo vedi subito, lo vedi? E che cosa vedi? Vedi un omero regolare e vedi la struttura mesomelica che è estremamente piccola, con mano torta. Puoi dire che è lunga, puoi dire che è radio, non è possibile, se non in casi rarissimi. Quello che tu devi fare, devi descrivere l'emimelia longitudinale, devi descrivere la mano torta, devi descrivere tutte quelle altre situazioni che ti ho detto, in maniera tale da poter indirizzare la gestante verso il genetista, che dovrà programmare e definire gli esami da eseguire, dovrà fare un counseling relativo a tutte queste anomalie, in maniera tale che la paziente sia resa edotta e possa decidere in completa conoscenza sul da farsi. Senza dubbio, uno studio del cariotipo, soprattutto del tipo molecolare, è necessario. E vedrai le ultime immagini dove ci soffermeremo sull'alterazione a carico della struttura mesomelica con la mano torta, della quale vediamo la presenza di circa 4 dita, però non siamo sicuri. L'altra è normale e ci mostra anche il primo dito.